Salve a tutti e bentornati a Whisky for Breakfast. Durante i nostri episodi abbiamo già parlato numerose volte del whisky americano. Abbiamo parlato del Bourbon Whisky, del Rye Whisky, abbiamo parlato del Kentucky, il paese sicuramente con la produzione più ampia di distillato di cereali in tutto il Nord America. Abbiamo parlato dell'Iowa, abbiamo parlato del Texas. Oggi andiamo a parlare di un altro stato atipico, dell'Oregon, ma soprattutto di uno stile di whisky che negli Stati Uniti non è ancora così diffuso, ovvero sia il single malt. Oggi parleremo di Westward. Come abbiamo già scoperto durante le interviste che abbiamo fatto durante la Whisky Week, in questo momento negli Stati Uniti stanno nascendo tantissime craft distillery di whisky. Da un lato perché le leggi per l'apertura sono sicuramente più semplici, da un lato perché c'è un'esperienza di fermentazione, un'esperienza birraia molto forte. Westward in questo non fa eccezione, ma è sicuramente una delle prime a farlo, perché si parla di una distilleria che ha aperto nel 2004. Ad oggi produce anche gin, rum, un liquore al caffè, ma Westward rimane comunque il suo prodotto flagship, il suo prodotto simbolo. In questo caso l'esperienza birraia è molto forte, infatti il fondatore Christian Krogstad è laureato al Siebel Institute of Technology, la più antica accademia di birra americana. Infatti, per produrre questo whisky viene prima fatta una birra. Abbiamo parlato tante volte della distillazione, sappiamo che il mash è molto simile a una birra, ma in questo caso viene fatta proprio un American Pale Ale, con delle fermentazioni molto lente, in modo tale da creare un corpo, una base molto molto simile a questa birra, che ci dà un risultato molto diverso. Quindi abbiamo già il primo collegamento all'esperienza birraia. Viene successivamente distillato in stile scozzese, ovvero viene distillato due volte in alambicchi discontinui di rame, i classici pot still che troviamo in Scozia, troviamo in Irlanda, troviamo comunque nei paesi, diciamo, anglosassoni, quindi il whisky più tradizionale, il whisky più antico come concetto. Ma nell'invecchiamento torniamo nella cultura americana, perché viene infatti invecchiato in botte di rovere bianco americano carbonizzate. Quindi abbiamo un connubio delle culture per ricercare il prodotto esattamente come lo vuole il master distiller. Ma andiamo a assaggiarlo. In questo caso stiamo assaggiando il loro imbottigliamento base, ma riprendendosi proprio dalla cultura scozzese, fanno anche degli imbottigliamenti con dei finish in botti ex vino, per esempio il Porto. Possiamo dire di avere un prodotto che, secondo i creatori, riunisce tutti gli elementi migliori nella reazione dei distillati di cereali, quindi whisky. Abbiamo un olfatto freschissimo. È molto strano, perché da un lato abbiamo quella parte di botte estremamente presente, tipica americana. Dall'altro però non abbiamo quell'impatto di cereale che può avere il mais o che può avere la segale, quindi molto più dirompente. Lo abbiamo molto più elegante, molto più delicato, perché parliamo comunque di malto d'orzo. Al palato l'effetto è assolutamente strano. Sentiamo questa parte di vaniglia caramello e leggermente amara, date appunto dalla botte tipica utilizzata in America, con questa parte dei cereali molto fine, ma comunque presente. Pensiamo anche che, oltre a questi due elementi che riuniscono la cultura del whisky americano e la cultura del whisky scozzese e l'esperienza birraia, abbiamo un altro elemento che influirà sul nostro prodotto, ovvero sia il clima, che in Oregon è comunque molto diverso da quello che possiamo trovare in Scozia, ma anche che possiamo trovare in Kentucky. È molto buono, ma soprattutto è un prodotto completamente diverso da quello che siamo abituati a bere. In questo caso creando un crossover tra
vari elementi del mondo del whisky, abbiamo creato un prodotto veramente nuovo. Interessante, una delle prime distillerie a credere nel single malt americano. Ad oggi le craft distillery negli Stati Uniti, come abbiamo già detto in episodi precedenti, sono circa 2000, sono tantissime. Westwood è comunque una delle più grandi che produce single malt e sicuramente anche sfruttando in futuro degli invecchiamenti più lunghi usciranno dei prodotti interessantissimi. E io ne bevo un altro goccio. Perché non posso mancare il brindisi con voi. E quindi, cheers!